Buongiorno, ben ritrovati con Gossip Girl. Andiamo subito alle notizie più hot, più strong della settimana dal web, a partire da Mauro Icardi, che ormai si trova benissimo al Paris Saint-Germain, ma pare che si trovi benissimo anche la moglie Wanda Nara. Posta sempre le sue foto tra il sexy e l'osè, un po' come facciamo in Italia, ma cambia la didascalia, bonne nuit. E le risponde a tono, tra virgolette, la Wax, Agustina Gandolfo, compagna di Lautaro Martinez, che anche lei posta una forte buonanotte. Ma rimaniamo nel Paris Saint-Germain, perché Draxler, se non fa grandi prestazioni come Icardi sul campo perché è infortunato, extra campo si dà da fare molto bene, ha trovato una nuova fiamma. Lei si chiama Stephanie Tang ed è una ballerina, insieme hanno trascorso addirittura l'Halloween. Rimaniamo nelle bellezze del calcio che conta, perché Vicky Varga sta infiammando il web con un suo scatto in particolare sulle dune del deserto di Dubai negli Emirati Arabi. Lei piace molto, ha da poco festeggiato il compleanno e le ha risposto il fidanzato Graziano Pelé con una forte dichiarazione d'amore. E per una Wax che si gode la bella vita, un'altra viene massacrata dal web. C'è chi si è arrabbiato moltissimo con Giulia Amodio, lei è la compagna di Stefano Sensi ed è stata attaccata perché ha parlato di sacrifici che farebbero nella loro vita di coppia, nella loro vita lavorativa. E c'è chi le dice: ma scusami, io guadagno 1200 euro al mese, ho una famiglia, non puoi parlare tu di sacrifici. Lei mostra un certo caratterino, ha risposto e detto: statevene proprio zitti che sono buona e cara, ma se mi fate girare i cosiddetti vi metto a tacere in due secondi. Rimane molto dolce comunque con il compagno Stefano Sensi, infatti posta nelle sue stories quando non va allo stadio anche le foto di lei che lo guarda in televisione. Dopo lunghe carriere di sacrifici o meno, molti calciatori comunque decidono di cambiare carriera e di fare una carriera magari televisiva. Non è sicuramente il caso, lo smentisce in assoluto lui, Walter Zenga, che nega di voler partecipare all'Isola dei Famosi. Allo stesso tempo c'è chi ha partecipato a Uomini e Donne, che è Giulia De Lellis. Lei ha conosciuto il suo fidanzato storico Andrea Damante e su di lui ha scritto un libro. Ecco il titolo: le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Oggi lei è Wax di tutto rispetto, perché sta con Andrea Iannone, l'ex di Belen Rodriguez, non è calciatore ma è un campione della MotoGP. Ma tra lei e lui è lei che fa i record, perché è lei che ha venduto ben 100.000 copie. Ragazzi, io vi saluto, però come il calciomercato anche il gossip non dorme mai, quindi alla prossima!